Parte però, tornare sul tema Zan, certo che i diritti civili stanno oscurando tutto quanto, sta diventando una battaglia, come diceva Panarari, è una bandiera, ma questo sta oscurando, a mio modo di vedere, un fatto, che questa è una legge fatta male, scritta malissimo, tanto è vero che c'è un articolo in cui si devono richiamare dei principi costituzionali addirittura con una legge ordinaria. Per poi negarli, per poi mettere un'eccezione ai principi costituzionali. È una legge in cui all'articolo numero 1 si nega la realtà, perché ognuno è libero di percepirsi come vuole, ma che questo debba essere fissato in una legge, che è un uomo, debba essere considerato donna solo perché lo vuole lui, è una legge scritta con i piedi e pericolosa, è pericolosa. Proprio se venisse approvata in questo modo, a me non interessa il Vaticano fa le sue battaglie, ma tutto questo che si sta creando intorno, la bandierina di Letta, la bandierina di Salvini, la bandierina del Vaticano e tutto quanto, oscura la sostanza. È una pessima legge, non va approvata solo perché è una pessima legge. Poi, se si vuole fare una legge su quell'argomento, si può fare, ovviamente, come tutte le cose, ma non così. Così è sbagliato. Scritta E meglio, certo. dice De Manzoni. E certo. Gambino, un'ultima cosa perché.